Allora, con Lucianino siamo tra il sacro e il profano. In Briane c'ha due negozi in via San Giovanni de Collato e chiaramente c'ha tutti i problemi che può avere chi ha un negozio o anche chi ne ha due con dei dipendenti. Luciano, questo decreto mette a posto tutto? Non credo proprio. Ora dice la situazione è leggermente migliorata. Anche lo vedi, non siamo più nelle sbarre, ma siamo fuori e ho anche il naso scoperto perché sennò a me non mi riesce a respirare molto. Però i problemi dei negozi, perché ogni azienda avrà i suoi problemi, è una cosa molto seria. Il peggio di tutti in questo momento penso che siano i problemi miei e di tutti quelli che hanno i negozi di abbigliamento come me e intorno, cioè gli accessori, tutte queste cose qui, perché noi bisognerà iniziare a convivere con questo virus finché non troveranno un vaccino. Il problema di un negozio di abbigliamento è anche nella merce stessa, in quanto quando si riaprirà, e non so quando, perché bisognerà mantenere determinate distanze, almeno questo è quello che dicono loro. Se poi dopo si rientra normalmente nel mercato e tutto come prima, allora vuol dire che o c'era qualcosa che non tornava prima e questi morti sono morti, no, con i morti non si può scherzare, sono morti, e per i vivi inizieranno questi nuovi problemi. Il negozio di abbigliamento mettono le persone, provano un oggetto, provano una giacca, provano un giubbotto, un bermuda, lo toccano, non va bene, si rimette a posto, arriva un'altra persona, riprova le stesse cose e tutto il resto. E questo creerà dei grossi problemi per le normative che ci stanno dando, sicché automaticamente non credo che i negozi possano iniziare non prima. Io non lo so quando può essere l'apertura di un negozio di abbigliamento. Poi vi sono tanti altri problemi nel settore. Io parlo ora del mio settore. Ci sarà un eccesso di merce in giro che fa paura. E tutto questo che cosa comporta? Comporta che non ci saranno più dei valori veri nella merce, in una giacca, perché tutti vorranno raccimolare un po' di soldi per andare avanti e tutto. È vero che questo Stato ci dà questi 25.000 euro a piccole e medie imprese. La parola impresa è divertente, perché sarà un'impresa veramente riuscire ad ottenere questi soldi che ci danno, col concetto dello sconto, della fatturazione dell'anno prima e tutto il resto. Sono tutte chiacchiere rock and roll, in quanto dopo sarà la banca a decidere ciò che noi bisogna prendere. E se è per come è andata finora nella storia italiana, noi non la prenderemo, ma la prenderemo in altre parti, mentre ci saranno delle persone che prenderanno tanto come sempre, e questo è quello che non torna sempre un pochino nel globo italiano. Quindi, a quello che mi pare di capire, per Luciano Imbriani non è una gran bella situazione, ma un po' come lo è per tutti. Noi torneremo a trovarti, anche perché tu poi, una volta che si riprende, contare sulla carriera da sindaco, tutti ti vogliono sindaco. È vero, e lì farò il possibile, perché se divento sindaco quante cose cambiano! Tutto è meglio, si intende. Bisogna vedere se sarò all'altezza.